Noi abbiamo già incaricato il tecnico che nel periodo estivo ha fatto la verifica visiva, in questo momento sta facendo anche le verifiche proprio sugli alberi uno a uno, quindi io credo che entro l'anno avremo la verifica dell'agronomo, dopodiché decideremo come portare avanti l'intervento. La problematica è quella relativa al manto stradale in via Foraguittone, la strada che da via Petrarca sale sino a Poggio del Sole. La carreggiata è senso unico con stalli per i parcheggi su entrambi i lati, ma ormai da anni le radici dei pini hanno deformato il fondo stradale. È una zona che da anni purtroppo ha questa gravosa criticità che rappresenta un asfalto che purtroppo a seguito dello sviluppo radicale dei pini che costeggiano la strada ha evidenziato delle disconnessioni. Noi in questo momento stiamo facendo una verifica sulle piante, su tutte le piante che insistono su via Fraguittone, andando ad analizzare pianta per pianta quelle che è innanzitutto lo stato di salute, ma soprattutto quelli che saranno gli interventi che potranno essere portati a termine a seguito della valutazione per dare una risposta concreta ai nostri cittadini. La salute degli alberi sicuramente è la prima cosa, sappiamo che in quel caso andando ad intaccare la viabilità e soprattutto andando a tagliare le radici ci potrebbero essere delle problematiche riguardo alla stabilità di quegli alberi, anche perché ricordo che dalla parte opposta della strada c'è un muro, quindi le radici non si possono sviluppare in quella direzione e quindi di fatto si sono sviluppate solo e soltanto verso la viabilità. Quindi a seguito della valutazione il tecnico ci dirà quelli che gli interventi che potremo portare a termine e di conseguenza decideremo su come muoverci per dare sicuramente maggiore sicurezza per la viabilità, ma anche per tutti coloro che passano su quella strada.